Allora, innanzitutto grazie a tutti, siete arrivati da tutta Italia, immagino anche con quali difficoltà, grazie. Grazie anche per manifestare in modo come sempre pacifico e per aver come sempre incanalato una giusta rabbia in percorsi di partecipazione e democrazia. Perché in questo paese fatto alla rovescia chi alza la testa e si indigna viene considerato antidemocratico, sono loro gli antidemocratici. Negli ultimi 10 giorni il Senato della Repubblica ha salvato un condannato che non può, per la legge italiana, per il codice penale, neppure votare alle elezioni, però scriverà, magari quando la scriveranno, la legge elettorale per le prossime elezioni politiche, quando andremo al voto non si sa, alle quali Minzolini non potrà partecipare né come candidato né come elettore. È incredibile, questa è la più grande violazione della democrazia che c'è stata in questi giorni. E se la prendono complici, non tutti, gran parte dei mezzi di comunicazione con Luigi quando dice una cosa sacrosanta. Che costoro scherzano con il fuoco, ma grazie a Dio il Movimento 5 Stelle sta proteggendo le istituzioni e sta proteggendo anche con queste manifestazioni pacifiche il diritto all'indignazione del popolo italiano. Un'ora fa ne hanno fatto un'altra di vergogna, ma ve la racconterà meglio Luigi, che era in ufficio di presidenza, e vedrete che nei prossimi giorni diranno: hanno manifestato durante il decreto terremoto, non gliene frega niente dei terremotati, diranno questo, sono violenti, sono fascisti, sono squadristi, sono comunisti, sono populisti, diranno tutto, grazie a Dio non gli crede più nessuno! Ora, se fossimo cinici, e grazie a Dio questo palazzo non ci ha reso cinici, dovremmo soltanto quasi gioire davanti alle indecenze che fanno quotidianamente i partiti alla Camera e al Senato, perché il movimento aumenta nei consensi. Ma non siamo cinici e ci indigniamo di fronte appunto alle schifezze che fanno, anche oggi si sono salvati il privilegio della pensione. Noi faremo di tutto per andare al voto il prima possibile. Sappiate che hanno posticipato ancora una volta la discussione sulla legge elettorale. Capite quando noi dicevamo si vada al voto con quello che esce la consulta, perché li conosciamo, sappiamo perfettamente che per arrivare al 15 settembre 2017, il giorno in cui matureranno il prepensionamento, avrebbero tentato tutto. Esatto. Ora, prima o poi, da questi soggetti mi aspetto di tutto, anche che faranno un domani, se il movimento continuerà a crescere come sta crescendo, al di là dei sondaggi, si vede dalla partecipazione. Costoro, poi qua c'è gente magari... Poi qui magari c'è gente che legittimamente non è del movimento, non ci interessa nulla, ognuno voterà quel che vuole, ma non ci sta bene che siamo al quarto governo di fila, di fatto non passato da libere elezioni. Non ci sta bene, perché questo Parlamento è sempre eletto da una legge elettorale incostituzionale come il Porcellum, cioè tutto quel che fanno all'interno è abusivo dal punto di vista politico. Abusivi! Costoro sono capaci di fare una legge elettorale con scritto vietata la partecipazione ai movimenti che hanno 5 stelle nel logo, sono capaci. Le hanno fatte tutte, hanno rieletto Napolitano, hanno fatto un'altra legge elettorale incostituzionale, hanno fatto 10 provvedimenti a favore delle banche, hanno salvato violando la legge Severino che lor signori avevano fatto, l'hanno violata per salvare Minzolini, presentano porcate indecenze in ufficio di presidenza per poter dire in televisione abbiamo toccato i vitalizi, ma ve la spiegherà meglio Luigi, hanno fatto di tutto per ostacolare il cambiamento, abbiamo Alfano con gli ex comunisti allo stesso governo, abbiamo Berlusconi che è ancora la stessa cosa con Renzi e si capisce, sono questo,
Noi dobbiamo continuare con proteste pacifiche, con partecipazione, noi siamo tutti fine settimana in piazza, continuare a diffondere, a fare controinformazione, lo stiamo facendo ogni giorno perché i risultati ci danno ragione, perché iniziano a temere una forza popolare che non è né di destra né di sinistra, ma unicamente a cuore l'interesse generale, l'interesse del popolo italiano. Avanti popolo, metà salato! Ringrazio anche i carabinieri, i poliziotti, le forze dell'ordine che stanno qui non per proteggere i parlamentari dai cittadini, ma per proteggere i cittadini da questi parlamentari. La scorta a noi ce la dovrebbero dare, a noi. Grazie di cuore, grazie per questa manifestazione, Luigi Di Maio. Grazie.